Salve a tutti, finalmente abbiamo una risposta abbastanza chiara da parte dell'Enea per quel che riguarda la ventilazione meccanica controllata. Sappiamo finalmente se si può o meno detrarre. Ne parliamo ovviamente all'interno di questo video, quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo. Dopo circa 12 mesi dalla pubblicazione del decreto rilancio, successive modifiche, poi convertito in legge ad agosto e i decreti requisiti minimi, tutto ciò che è ruotato attorno al discorso superbonus, finalmente, dicevo, abbiamo una risposta sulla ventilazione meccanica. Perché? Perché fino ad oggi non c'era mai stata da parte di Enea una risposta chiara alla domanda: la ventilazione meccanica controllata si può detrarre sì o no? E se sì, all'interno di che massimali? Infatti molto spesso i sistemi di ventilazione meccanica controllata vengono caldamente consigliati, se non imposti, quando si interviene con isolamento termico, quando si realizza un cappotto termico. Perché? Perché la stratigrafia aggiuntiva alle pareti opache, la sostituzione dei serramenti, riduce in maniera importante quella che è la traspirabilità dell'edificio, con il rischio che si formi la muffa. Sul motivo, il perché, il per come, il per quando si può formare la muffa su una parete, ne ho già parlato in un video dedicato. E sempre in un altro video dedicato, trovi tutto in descrizione e nelle schede, ho approfondito quali sono le strategie migliori per ridurre il rischio di muffa. E tra queste, una delle strategie migliori è per l'appunto il ricambio d'aria. Ovviamente la strategia più economica è aprire le finestre e cambiare l'aria, però significa disperdere del calore in ambiente, all'esterno dell'abitazione. E stiamo cercando di riqualificare tutto il patrimonio edilizio italiano proprio per ridurre le dispersioni, per ridurre gli sprechi energetici, per ridurre il fabbisogno delle abitazioni. Per andare a risolvere questa condizione, quindi riuscire a generare un corretto ricambio d'aria senza disperdere troppa energia in ambiente, nasce e si sviluppa il settore della ventilazione meccanica controllata. Il perché, il come funziona, quali sono le componenti di un impianto, anche qua in descrizione nelle schede trovi dei video di approfondimento. In estrema sintesi, i sistemi di ventilazione meccanica controllata sono dei sistemi, degli impianti che permettono di cambiare l'aria di casa, quindi si estrae l'aria esausta dall'ambiente domestico, si butta all'esterno. Parallelamente dall'esterno si preleva dell'aria pulita, aria sana, e si fa sì che il calore dell'aria interna, prima di raggiungere l'esterno, venga ceduto all'aria che dall'esterno raggiunge l'interno dell'abitazione. Come già accennato, ci possono essere sistemi canalizzati, sistemi puntuali, tipo quelli che intravedete alle mie spalle. I sistemi puntuali, tipo quello che vedete alle mie spalle o altri prodotti che vi ho già documentato in maniera approfondita all'interno del canale, sono spesso utilizzati in abbinamento all'isolamento termico proprio per evitare la formazione della muffa. Se però fino ad oggi questi impianti erano portati in detrazione al 50% nell'ottica della riqualificazione, della ristrutturazione dell'edificio, da oggi abbiamo una risposta. La risposta è sì, si possono portare in detrazione al 110% come opere accessorie all'isolamento termico, ma ci sono alcune condizioni. Prima condizione: bisogna che tutti i requisiti minimi del decreto ministeriale del 26 giugno 2015 siano soddisfatti. Tra questi requisiti minimi troviamo valori di trasmittanza, valori relativi ai ponti termici e valori che certificano l'assenza di formazione della muffa e l'assenza di condensa interstiziale. Se l'intervento di isolamento termico non è in grado di soddisfare questi requisiti minimi, per approfondimenti ovviamente fai riferimento al tuo termotecnico, al tecnico che sta seguendo la tua riqualificazione, che sa sicuramente di che cosa stiamo parlando. Dicevo, se questi requisiti non vengono soddisfatti con le strategie in essere, allora la ventilazione meccanica può essere un intervento portato in detrazione fiscale. Perché? Perché è un intervento che deve risolvere, che deve soddisfare questi requisiti tecnici. Se con la ventilazione meccanica non risolvo comunque il problema della formazione della muffa a livello teorico, a livello progettuale, allora comunque non si possono portare in detrazione. L'Enea su questo aspetto è stata molto chiara. La ventilazione meccanica deve essere l'unica soluzione per soddisfare i requisiti minimi e deve essere documentata tramite una relazione apposita redatta dal termotecnico che sta progettando a casa tua. Questa relazione del termotecnico deve però anche verificare che ci sia un miglioramento energetico, che ci sia un risparmio energetico, considerando che la ventilazione meccanica è un prodotto che, inserito all'interno dell'abitazione, fa diminuire in prima battuta il fabbisogno energetico. Perché? Perché consuma energia elettrica. Quindi i benefici
della ventilazione meccanica a livello energetico devono bilanciare e superare gli assorbimenti elettrici della suddetta ventilazione meccanica, considerando gli assorbimenti come assorbimenti da rete. Quindi se c'è il fotovoltaico non possiamo dire ah no, tanto la ventilazione meccanica si alimenta gratis. No, l'ENEA dice che bisogna fare riferimento a dei valori come se l'energia elettrica fosse prelevata dalla rete. Quindi sì, la ventilazione meccanica puoi portarla in detrazione, in abbinamento a interventi di isolamento termico, all'interno dello stesso massimale, quindi non ha un massimale a parte, ma è un'opera accessoria in abbinamento all'isolamento termico, quindi per il super bonus parliamo dei 50.000 euro per unità abitativa e così via, solo se ci sono queste determinate condizioni. C'è anche un altro caso in cui la ventilazione meccanica può essere portata in detrazione, ma è un caso che avevamo già forse chiarito in passato, ossia se i sistemi di ventilazione meccanica diventino parte integrante del sistema di riscaldamento. O meglio, se io vado a riscaldarmi con un sistema a tutt'aria, quindi tramite solo bocchette canaline che vanno a soffiare aria calda e aria fresca, quindi non ho impianto a pavimento, non ho termosifoni, ma ho un sistema di riscaldamento ad aria, solito nelle case in bioedilizia, è utilizzabile spesso nelle case NZEB, quindi case molto performanti, allora lì sì, la ventilazione meccanica può essere portata in detrazione. Perché? Perché è facente parte dell'impianto di riscaldamento e raffrescamento, dell'impianto di climatizzazione dell'edificio. Ovviamente anche in questo caso il termotecnico deve compilare una relazione dove giustifica l'inserimento di questo prodotto all'interno dell'impianto, quindi deve giustificare il fatto che ci sia un beneficio a livello energetico. Questo video flash termina qua. Ho voluto fare un approfondimento maggiore rispetto allo short che ho registrato tempo fa, proprio perché occorreva sistemare un pochettino i paletti, mettere i puntini sulle i. È un argomento complesso e quindi davvero era necessario fare un approfondimento. Se non vuoi perderti altri video relativi al super bonus, agli impianti domestici, iscriviti al canale. In descrizione ti lascio il link alla playlist dedicata alla ventilazione meccanica, così che se vuoi capire quali sono i prodotti migliori, quali sono i pro e i contro, cosa conviene scegliere per casa tua, hai tutte le informazioni per poter scegliere in autonomia. Se scegli in autonomia diventi indipendente nella scelta, perché una persona che conosce il prodotto, che conosce le alternative, è una persona che non la puoi fregare, non te la possono raccontare. Questa è la vera indipendenza, questo è il motivo per cui è nato questo canale. Quindi lascia un bel mi piace se hai trovato questo contenuto utile, un mi piace anche per il supporto, perché vogliamo colonizzare l'Italia con l'indipendenza energetica e decisionale. Entra nel gruppo Facebook, iscriviti al canale, le solite cose social, trovate tutto in descrizione. Per il resto, come al solito, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!